Considerate che mediamente le aziende italiane, delle aziende italiane circa il 33%, una su tre, non ha alcuna presenza su internet, parlando delle piccole, medie e grandi aziende. Anzi, la percentuale, se non sbaglio, cala, è una cosa drammatica, diventa, mi pare, il 47% delle aziende piccole non ha alcuna riconoscibilità sul web. Quindi parlare di web o parlare di web 2.0 con loro è più o meno la stessa cosa. Mi portava qualche giorno fa un esempio, una delle ragazze che ho in uno dei miei master di comunicazione non convenzionale, lei lavora già in un'azienda, anzi in un'agenzia di comunicazione addirittura, e stava proponendo di fare il profilo di Facebook di uno dei suoi clienti, e quello che le hanno detto è stato: sì, lo puoi fare, ma non durante l'orario di lavoro. Questo direi che definisce abbastanza, insomma, l'idea, la categoria, per cui il social media è visto come gioco, possibilità di giocare, per quanto riguarda, questa è un po' la visione, se vogliamo, old fashion, sicuramente old economy, sicuramente 1.0, sicuramente 20° secolo. Adesso il social network per definizione è Facebook, e allora tutti tendono a fare comunicazione, a confondere l'idea della comunicazione sul web 2.0 con Facebook. Non so, mi viene in mente, non so se conoscete Athlink, che è un blog barra social network che si occupa di sport, e non è italiano, però ci sono anche lì, per esempio, molti italiani iscritti sono invasati, non so, del running. Adesso il running è uno sport che va tantissimo. Ecco, io immagino, se dovessi fare l'advertising di un brand che si occupa di sport, in questo caso specifico di running, mi conviene di più fare qualcosa sul Facebook, che è un po', se vogliamo, ormai la RAI, il canale 5 di internet, o su un blog come quello. Ecco, si fa un po' fatica a spiegare la funzionalità e l'efficacia che possono avere delle campagne, che tra l'altro poi sarebbero anche molto più economiche, verticalizzate verso alcuni centri particolari di interesse. Bisogna considerare anche che le metriche, chiamiamole classiche, anche di quelle che sono le campagne internet, non valgono per forza sui social network, comunque sull'idea di 2.0, non so, perché è chiaro che non posso calcolare solo i classici click, le impression e così via, ma non lo so, mi vengono in mente altre possibilità di metrica, come quante volte poi magari la parola, il lemma riferito al mio brand, al mio prodotto, è stato poi ricercato da quegli utenti su Google, per dirne una. Quante volte poi sono tornati sul mio sito grazie al fatto che io avevo fatto la comunicazione sul social network. Io credo che si dovrebbe anche, questa è colpa anche un po', se vogliamo, nostra da quest'altra parte, stilare una sorta di ranking di quelle che sono le attività e le possibilità, le KPIs, se vogliamo, vincenti nell'utilizzo del web 2.0.